Ciao a tutti amici di V-Surprise TV, oggi andremo a fare una piccola recensione, un piccolo unboxing di un altro antistress che trovate proprio qui dentro. In questo caso si chiama Fidget Cube, o in questo caso come è scritto nello scatolo Fidget Cubics. L'originale credo che si chiama Cube, ovvero un cubo antistress per tenere le mani occupate in maniera tale da evitare l'ansia e lo stress. Dopo l'avvento di questi fidget spinner entrano in campo dei cubi, che sono degli antistress veri e propri con tanto di funzionalità che possono accontentare le esigenze un po' di tutti, quelli che vogliono sempre qualcosa in mano per nervosismo e per stress, insomma. Allora, andiamo ad aprire la scatola. La potete trovare dai cinesi, nei negozi forse di giocattoli come ho fatto io, oppure comunque su Amazon, a prezzi un po' più ridotti. Dopo la scatola trovate questo prodotto che vi è di tanti colori, l'ho visto anche grigio, nero, colorato, insomma è un cubo vero e proprio con sei facciate, e ogni facciata fa una cosa ben diversa. Partiamo con il fatto che questo è un antistress, non è un giocattolo, e di conseguenza può interessare solamente a quelle persone, come ripeto prima, che vogliono qualcosa nelle mani, come accade per i fidget spinner, che vuoi qualcosa tra le mani con cui giocare, con cui passare il tempo, e quindi non è niente di eccezionale, ma è qualcosa che può interessare a molti di voi. Cominciamo con la recensione vera e propria. Allora, abbiamo tra le mani un piccolo cubo, è veramente veramente piccolo, poco ingombrante, insomma è molto leggero, quindi credo che sia fatto di una plastica e all'interno non credo che ci siano particolari funzioni. Comunque quello che fa è molto molto semplice. Allora, abbiamo una facciata sopra con un piccolo pulsante che serve soprattutto a fare un gesto come questo. Ripetendo gesti come questi, sarebbe in poche parole come quando noi abbiamo del nervosismo tra le mani e prendiamo il tappuccio di una penna e lo andiamo a torturare, insomma, facendo così. Sarebbe l'emulazione, insomma, di quel gesto, quindi possiamo sfogarci quanto vogliamo con questo pulsante. Poi c'è un'altra facciata di un cubo con 5 pallini. Questi pallini, da come potete sentire, sono rialzati e già cominciano a fare qualche rumorino. Perché? Perché ognuno di questi tasti può essere cliccato. A parte il fatto di cliccarli, quindi puoi fare qualcosa durante la giornata, tipo così, e fanno comunque anche un bel suono. Potete cliccarle o una alla volta. Vedo che questi laterali, insomma, non fanno dei click, invece questo, questo e questo fanno click. Insomma, ti danno la possibilità di avere tante modalità di, tra virgolette, di gioco, che non è un gioco comunque, un antistress. Poi comunque un lato di questo cubo ha una sorta di rotella che serve, non serve in pratica a niente, ma comunque, come ripeto, per lo stress è perfetto, perché facendo così, una volta che voi fate così anche, è in poche parole una rotella che gira continuamente. Produce anche un bel suono, quindi per gli amanti dei suoni può essere anche un'ottima idea, anche quello di rilassarsi anche con il suono mentre si passa il tempo con un oggetto simile. Poi qua non ho ben capito cos'è, è una faccia con concava. Credo che non faccia niente di particolare, ma tranne che ti permette di afferrare l'oggetto in questo modo e di non farlo cadere, insomma. Poi abbiamo questo che sarebbe come il pulsante, quello della presa della luce, insomma.
Niente di più semplice, niente di più particolare, niente di più ovvio, ma niente di più rilassante, dove tu vuoi sfogarti su un oggetto, questo lo distruggi in una settimana con tutte le funzioni che ha. Poi su un'altra facciata c'è una pallina, ci sarebbe una sfera di metallo che appunto ruota facendo così, quindi possiamo fare benissimo così, possiamo ruotarla facendo così e possiamo anche facendo così cliccarla, quindi di conseguenza possiamo, l'aereo che passa non ci aiuta a rilassarci, però comunque potete fare sia così che così. Abbiamo tre pulsanti sotto che sembrano insomma quelle cose che sono dei lucchetti dove scegliere la password, che sono delle rotelle zigrinate che insomma danno quel senso di soddisfazione, come quello, il click della penna, questo lo dà in forma rotatoria, e comunque anche un bel suono. Aver avuto questo prodotto nelle mani per 5 secondi vi verrà subito vi verrà subito la voglia di cliccare tutti i tasti, di girare tutte le rotelline, di cliccare questa sfera, di cliccare i tasti questi di qua, il tasto questo di qua, girare in maniera tale da poter avere più tipologia di antistress all'interno di una mano, dalla mattina alla sera, almeno per quelle persone che comunque vogliono sfogarsi con qualcosa, magari mentre sei al computer puoi fare così, o mentre stai facendo mentre stai giocando con la mano sinistra, oppure con la mano destra giochi e con la mano sinistra al PC intendo giocare, fai così, oppure mentre stai facendo la lista della spesa, dei compiti, oppure quando non fai niente, comunque puoi fare tutto quello che vuoi. Adesso in questo video vi faccio vedere anche la mia collezione di fidget spinner. Questo è il mio primo fidget spinner, che avrete potuto notare anche all'interno di una recensione. Questa fidget spinner è dell'officina edicola Sciocchi Benz, è la stessa cosa che si può trovare all'edicola. Gira abbastanza bene, gira anche così abbastanza bene. Appunto, mi piace molto per il fatto che è stato il mio primo fidget spinner, con questo ho scoperto questo tipo di moda. Poi ho preso questo dai cinesi, che sarebbe la stessa cosa, però in versione un po' meno, tra virgolette, originale, senza busta ma solamente con uno scatolo, cioè questo sarebbe il fidget spinner, quello che tutti hanno in mano in questo momento. Ruota abbastanza bene, il suono è un po' diverso, è sempre divertente far vederlo ruotare, lo puoi far ruotare così o con una mano così, è sempre a tre punte, però hai cuscinetti dorati, mentre questo ha i cuscinetti neri e argentati. Come fidget spinner colorato e molto veloce, credo che sia uno tra i fidget spinner più veloci che ho, forse, che sarebbe un fidget spinner a 5 punte con questi pallini che fungono da cuscinetti, insomma. La forma è più o meno uguale a questa, solo che è molto più piccolo, tanto che l'ho pagato 3,50 e non è neanche dei cinesi. E possiamo vedere che ha una forma abbastanza particolare. Andiamo a sentire in questo momento il suono e andiamo a vedere come gira. Rumore un po' forte, meccanico, però comunque guardate quanto gira, gira tantissimo. L'unica cosa di questo fidget spinner che tra virgolette non mi piace è il fatto che sicuramente sarà fatto per bambini, ma dato che con i fidget spinner ci giocano anche le persone più grandi, diciamo che mentre con questo posso fare così facilmente, con questo viene un po' più difficile. Lo puoi fare comunque, però comunque il dito si incastra, diciamo, qua. Però lo puoi fare ugualmente.
Guardate come gira, sembra quasi ipnotico. Sono molto più belli quando i fidget spinner sono colorati, perché creano una sorta di ipnotismo per chi li guarda in questo modo. In questo caso andremo a prendere un fidget spinner abbastanza particolare, perché da come potete sentire di plastica, diciamo molto molto cheap, molto molto di quelle che se ti cade a terra si rompe subito il fidget spinner. Però una cosa molto bella è che il fidget spinner è di colore rosso, ma c'erano anche gli altri colori, e ci sono dei cuscinetti che poi non sono dei cuscinetti veri e propri, perché sono anch'essi di plastica, non c'è metallo, insomma. Allora, questo fidget spinner credo che sia uno tra i fidget spinner che girano di più in assoluto tra quelli che ho, perché ora lo vedrete, non finisce quasi mai di girare. Però comunque la cosa bella è una sola: si accende quando lo girate, quando invece si sta per spegnere, quando si stanno spegnendo le luci vuol dire che sta finendo di girare. Blocchiamolo e si sono spente le luci. Rivediamo questo passaggio con le luci spente. Guarda quante luci che fa. Ad ogni rotazione la luce cambia, in poche parole. È un gioco di luci molto 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 divertente. A parere mio è uno tra i più graziosi che ci siano, a parte per i materiali, e gira veramente tanto. Questo è il suono. Il suono è abbastanza delicato, ma piacevole. E guardate quanto gira, non si ferma più. Ora facciamolo girare sulla base di un tavolo. Guardate, non finisce più di girare. Non ne ho tantissimi, però tra quelli che ho è sicuramente quello che fa più minuti, più secondi, non so, non finisce quasi mai. E comunque il gioco di luci è super 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 fico. C'è anche rilassante anche tenerlo per le mani, perché non dovrete fare ogni 5 minuti, ogni 5 secondi così, ma una volta che lo girate non si ferma davvero più. Io non so fare trick con questi oggetti, però comunque vedo quando girano di meno e quando girano di più, e questo è uno tra quelli che girano di più, per più tempo insomma. Ciao a tutti, alla prossima, ricordati di iscriverti al canale, commentare, condividere il video con tutti i tuoi amici e mettere mi piace.